Sì, per la prima proiezione appunto di questa Europa Cinema mi pare che c'erano all'origine delle caratteristiche del sonoro in particolare, poi non sono state più recuperate neanche nell'edizione Director's Cut in DVD. In quella proiezione Sergio Leone ti disse mettici la campanella, o il cinematografo è finito, invece il cinematografo è solo un sogno pronunciato da Cannavale? Credo che sia molto preparato. Allora, la correzione del suono della campanella era già stata fatta, c'era già. Mentre la battuta il cinematografo ormai è solo un sogno, non c'era ancora. C'era la battuta originaria che era molto più drastica. Spaccafico diceva che il cinematografo ormai è finito, è morto addirittura. Allora, quando il film stava per uscire, non riuscivano a piazzarlo bene in alcune città, tant'è che uscì solo in 7-8 città, tra le quali Messina, l'unica città siciliana. E un esercente di Milano si rifiutò di proiettare il film. Cristaldi venne a sapere, lo chiamò, lo conosceva, ma perché? Il film sul funerale del cinema, dice, non lo voglio proiettare, ma perché lo chiami così? Mi sembra un funerale del cinema. Tant'è che un personaggio lo dice al funerale di Alfredo, quello dice il cinema ormai è morto, cioè io non lo voglio proiettare un film. Allora Cristaldi mi chiamò e mi disse, dice, sai, forse quella battuta la possiamo cambiare. Dice, ma perché? Forse un po' troppo, poi porta male, perché dobbiamo augurare al cinema? E io la chiamai Enzo Cannavale, feci un insert di doppiaggio e la cambiamo. Però a Bari c'è ancora la battuta per la lettura. Dunque quella battuta la potete dimenticare. Tra l'altro la versione che poi uscì al cinema, cioè quella che con Cristaldi abbiamo licenziato, quindi la versione ufficiale, che durava 2 ore e mezza, non esiste, non ce n'è neanche una cosa, no, neanche una, perché poi quando io feci il taglio di 25 minuti, che erano praticamente 3 tagli, uno di 15 minuti, altri 2 pezzi più brevi, i tagli furono riportati su tutte le copie, ovviamente per ovvie ragioni di economia, e non hanno conservato, e non è rimasto, credo che dovrebbe essercene una da Cineteca Nazionale, tra l'altro quella versione di 2 ore e mezza a me piaceva molto, perché c'era tutto l'arco narrativo del film, però un po' più asciugato, mentre Cristaldi della storia intera, lui amava più il respiro da romanzo, come lo chiamava lui, della versione incompiuta, non finita, grezza che avevamo presentato a Bari. Devo subito dire che l'ultima domanda, che dobbiamo purtroppo chiudere. Io ho visto con molto interesse, mi è piaciuta tantissimo la mostra dedicata al film. Una curiosità, cioè mi ha incuriosito molto mi hanno incuriosito i manifesti che sono stati cambiati a seconda del paese in cui veniva appunto presentato il film. E la cosa che ho notato era sul titolo soprattutto, perché in molti paesi europei il nuovo Cinema Paradiso è diventato Cinema Paradiso. Come mai? Una curiosità. Ma in Francia decisero immediatamente di chiamarlo Cinema Paradiso, insomma. Forse perché c'era, credo che suonasse meglio in francese. Nuovo Cinema Paradiso. Era lungo, la metrica non funzionava bene. Invece, poi era già cominciata la stagione dei titoli corti. Tutti volevano titoli corti, quindi Cinema Paradiso funzionava. E credo che, a parte la versione italiana, credo che sia Cinema Paradiso dappertutto. Nessuno l'ha mai chiamato Nuovo Cinema Paradiso. In quanto ai manifesti, in Italia ne abbiamo fatti 3-4, perché quando il film uscì e non andò bene, si disse che la colpa era della lunghezza del film, del manifesto che non era buono, del trailer che non era buono, allora cambiamo il manifesto, il trailer non andò bene lo stesso, che non era bello. Però il manifesto più bello lo fecero i francesi, che poi fu utilizzato in molti paesi del mondo, quello della bicicletta che corre sulla pellicola, quello fu fatto da un grafico francese. Non mi ricordo come si chiamava. Un famoso Ferracci che l'ha corso, forse la lui aveva molto bellissimo.